Bella ragazzi, eccoci qui tornati per il dopo partita di Danimarca-Australia dopo tantissimo tempo, signori, 1-1. Ho seguito la partita del secondo tempo, vi dirò la verità, perché non è una partita, diciamo, che mi entusiasma molto. Però comunque, poi secondo me neanche era anche un pochettino, è stata anche una partita un bel po' noiosa, almeno soprattutto nel primo tempo. Vediamo un pochettino cosa succede adesso in questo finale. Tanto tiro da fuori per la Danimarca che ci sta provando in tutte le maniere. Siamo a 10 secondi dal 90esimo. Vediamo quanto sarà l'entità del recupero. Ancora Australia, lancio, chiusura senza nessunissimo problema. Con la vitalità giusta. Vorrebbe battere subito la Danimarca. Ovviamente si mettono davanti i giocatori australiani. Attenzione a queste ultime azioni di fuoco, soprattutto della Danimarca. Vediamo un po'. Vabbè, ovviamente rinvia il portiere. Mancano esattamente 2 minuti da ora. Siamo dalle parti del chi segna ha vinto. Attenzione. Corner Eriksen. Destro a uscire. Tutti. Bright White al volo centrale. Non era difficile bloccare questo pallone. Mi immaginavo un tiro più potente da come si era messo. Attenzione. Fuori gioco. Molto probabilmente finisce qua la partita. 1-1 tra Danimarca e Australia. Perché ormai 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Vediamo se fischia. Gioca l'Australia intanto. Lascia giocare. Attenzione, la chiusura. Finita. Finita. Danimarca-Australia 1-1. La Danimarca fa un mezzo passo verso gli ottavi. L'Australia è appesa al tradizionale filo, ma non è ancora fuori. Beh, ha detto già tutto il telecronista di quello che vi stavo dicendo io. Raga, ho appena visto il gol di Eriksen. Scusate se non l'ho detto, ma vi ho detto, ho iniziato a seguire la partita dal secondo tempo, appunto, non ne sapevo niente. Comunque, ragazzi, bel like e noi ci becchiamo per il dopo partita di Francia-Perù. Ci becchiamo.